Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il TG News 24, edizione in diretta. Scattano da subito le norme del decreto Cura Italia con la pubblicazione su un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che riporta la data di ieri, pur essendo stata pubblicata soltanto in nottata. Il provvedimento su misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno all'economia per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. È stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella questa notte ed è composto da 127 articoli che confermano l'impianto anticipato nei giorni scorsi. Il servizio di Monica Nardini. Firmato da Mattarella e pubblicato nella notte su una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, datata comunque 17 marzo, il decreto Cura Italia. In vigore dunque le misure straordinarie decise dal governo per far fronte all'emergenza Covid-19. Il provvedimento è composto da 127 articoli suddivisi in 5 maxi capitoli. Quattro titoli riguardano misure rispettivamente di potenziamento del servizio sanitario, a sostegno del lavoro, a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese. Il titolo quinto contiene invece ulteriori disposizioni che spaziano dalla pulizia straordinaria delle scuole al potenziamento delle reti di telecomunicazioni. Ci sono anche le norme per la costituzione di una newco pubblica per Alitalia, con un fondo per il settore aereo da 500 milioni di euro e per il rinvio del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Quest'ultimo si potrà indire entro 240 giorni dall'ordinanza che lo ha emesso e che risale a fine gennaio. Ultima data utile dunque il 22 novembre. Rispetto al servizio sanitario, previsti incentivi al personale, il potenziamento delle reti di assistenza, norme per la produzione di dispositivi medici e anche di mascherine protettive, la possibilità di utilizzare aree sanitarie temporanee, norme per l'arruolamento temporaneo di medici e per la permanenza di chi dovrebbe andare in pensione e disposizioni urgenti per la sperimentazione di medicinali e dispositivi anticoronavirus. Sul fronte lavoro, prevista l'estensione di ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale. Un articolo riguarda il congedo parentale di 15 giorni, con partenza retroattiva dal 5 marzo per i genitori che hanno figli o della possibilità di utilizzo di un bonus di 600 euro per babysitter. La norma vale sia per i dipendenti del settore privato sia per gli autonomi. Previsto anche un contributo di 600 euro a sostegno dei lavoratori titolari di partita IVA e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi. Disposti anche ammortizzatori per gli stagionali del settore turistico e per i lavoratori agricoli. Rilevanti anche le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario che aiutano il credito all'esportazione, le grandi e piccole imprese, potenziano il fondo di solidarietà per i mutui prima casa, garantiscono supporto alle regioni per l'acquisto dei beni necessari a fronteggiare il coronavirus. Il capitolo delle misure fiscali fissa invece rinvii al 20 marzo per le imposte dovute lunedì scorso e la sospensione fino al 31 maggio dei tributi dai settori e dalle imprese più colpite dall'emergenza. Vi sono poi lo stop alle cartelle esattoriali e sconti alle imprese e alle persone che effettuano donazioni per misure di contrasto al coronavirus. Previsti anche un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e un premio da 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro che in questo mese hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro. Allora, questo è il riepilogo di Monica Nardini sui contenuti dei 127 articoli che compongono il decreto Cura Italia, firmato in nottata da Mattarella. Ma adesso andiamo a vedere quali sono i provvedimenti che a livello regionale intende prendere la Regione per il sostegno all'economia, alle imprese. Andiamo a collegarci in diretta con l'assessore Barbara Zilli. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, dopo gli incontri di ieri, particolarmente importanti proprio in questa direzione, cosa possiamo dire? Quali sono i principali punti di quello che la Regione intende fare per sostenere l'economia, l'imprenditoria, l'economia della Regione Friuli Venezia Giulia? Sì, c'è un grande lavoro che abbiamo messo in campo a partire dalla settimana scorsa, quando sono state approvate da parte del Consiglio regionale le norme che la Giunta ha proposto per affrontare l'emergenza coronavirus, la sospensione dei mutui, per esempio, l'indicazione di una norma aperta che ha una dotazione molto ampia, di risorse per cercare di costruire, in un momento successivo all'approvazione, quindi nel momento in cui il decreto legge che abbiamo visto del governo è stato emanato, tutti gli strumenti necessari per il sistema Friuli Venezia Giulia. Questo che cosa vuol dire? Che stiamo continuando a studiare
il provvedimento nazionale. Siamo sicuri che questa emergenza sia un'emergenza che necessita di un bisogno finanziario imponente, che Regione Friuli Venezia Giulia da sola non può affrontare, ma andrà ad integrare le risorse statali e assieme a queste risorse statali e regionali andiamo anche a scardinare un po' le regole dell'Unione Europea grazie ad un rapporto stretto con la Commissione, perché in questo momento l'emergenza, che non è solo italiana, impone anche una rivisitazione delle regole europee, soprattutto in temi di aiuti di Stato. E questo comporta, dal punto di vista operativo, una grande iniezione di risorse, perché oggi le categorie hanno detto a me, all'assessore Bini, prima di tutto che hanno bisogno di liquidità. Una liquidità per sostenere i livelli di occupazione attuali, per consentire quindi di non chiudere i battenti, e una liquidità per riprendere le produzioni. A questo dovremo affiancare anche un ulteriore elemento, che è quello di rinforzare tutto il sistema dei fondi anticrisi che la Regione ha messo in campo storicamente, che ha rivisto potenziandoli con le norme che abbiamo licenziato la settimana scorsa in Consiglio regionale, proprio perché c'è un canale di finanziamento dedicato alle crisi derivanti dal coronavirus. E qui, su questo, c'è anche un grande lavoro che andiamo a fare assieme alle nostre finanziarie, penso a Friulia e a Finest, per sostenere gli investimenti delle nostre aziende. Noi ce la stiamo mettendo tutta come regione, direttore. Il tema è quello di fare l'impossibile, siamo chiamati a questo. Quindi, oltre alla tutela sanitaria, per la quale, come sapete, c'è un impegno sovraumano, e va da parte mia e di tutta la Giunta regionale ancora una volta il ringraziamento a tutti gli operatori sanitari. Ci stiamo impegnando tantissimo anche sul fronte attività produttive, lavoro e finanziamenti. È un lavoro che facciamo in squadra con una task force di tecnici preparati assieme al FRI, assieme a Mediocredito, assieme a Friuli, a Finest, assieme all'ABI regionale e a tutte le categorie. Siamo davvero distanti fisicamente, ma tutti uniti, perché vogliamo che il Friuli Venezia Giulia riparta. Ultima cosa, assessore, rispetto a quello che è stato stabilito con il decreto firmato questa notte da Mattarella, qual è il suo parere? Risponde alle esigenze, oppure c'è qualcosa ancora che bisogna fare? Per esempio, il grido d'allarme arriva soprattutto dagli autonomi che si sentono abbandonati o comunque non pienamente tutelati dalle iniziative che sono state assunte con questo decreto. Sì, non credo sia il momento delle polemiche. Io confido che questo sia il primo, come ha indicato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di altri decreti. L'iniezione di denaro messa a disposizione è sì importante, avrei preferito situazioni e soluzioni diverse, ma non sta a me deciderlo su base nazionale. Io con i colleghi sto a pancia a terra in Regione Friuli Venezia Giulia per dare le risposte proprio a quegli autonomi, per dare le risposte agli operatori che devono pensare di riaprire i loro stabilimenti in primavera e estate, perché dobbiamo far venire qui i turisti. Sto vicino ai piccoli e piccolissimi artigiani, agricoltori, con il collega Zanir, a tutti davvero i comparti della regione, perché dove non ci saranno, in questo come in altri successivi decreti, iniziative da parte dello Stato, provvederemo noi con le risorse che abbiamo e con l'aiuto di tutti. Non possiamo pensare che in un momento così drammatico ci siano risposte immediate. Se vuole che le dica il mio pensiero personale, mi sarei aspettata di più, mi sarei aspettata un'attenzione anche diversa, non i 100 euro a chi in questo mese ha dovuto o ha scelto di andare a lavorare, ma avrei premiato gli operatori sanitari, avrei premiato i medici che non sanno ancora se vedranno pagati i loro straordinari. Mi sarei aspettata un gesto di questo genere. Mi rendo conto però che la situazione è complessa e che il governo sta cercando di fare tutto quello che può. Non so se davvero lo sta facendo nella direzione giusta, se vuole un commento personale.
Grazie Assessore, e buon proseguimento di giornata con i tanti impegni proprio sul fronte della lotta al coronavirus, non dal punto di vista sanitario, da parte sua naturalmente, ma dal punto di vista del sostegno all'economia. Grazie all'Assessore Barbara Zilli, Assessore alle Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia. Sale purtroppo il numero dei medici deceduti per il coronavirus, deceduto quest'oggi il segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale di Lodi, Marcello Natali. La notizia è confermata dalla stessa federazione. Natali aveva 57 anni, non aveva particolari gravi patologie pregresse. Dopo il ricovero a Cremona era stato trasferito a Milano e ricoverato intubato in terapia intensiva per una grave polmonite bilaterale. Natali esercitava la sua attività di medico di famiglia nell'area di Codogno. E in prima linea l'Italia, sicuramente tra i paesi che stanno facendo di più per la ricerca, per arrivare ad un vaccino in grado di proteggere dal contagio da Covid-19. Facciamo il punto con il servizio dell'Agenzia ANSA. Accelera la corsa al vaccino all'indomani della prima iniezione sull'uomo di quello progettato negli Stati Uniti e dopo l'avvio in Russia di test su animali, l'Italia è pronta a partire con i test preclinici e diventa apripista in Europa. Nel frattempo accelera la sperimentazione di farmaci già esistenti per verificarne l'efficacia contro il coronavirus con il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco a uno studio su 330 pazienti del farmaco contro l'artrite reumatoide. La luce verde alla sperimentazione sugli animali del vaccino progettato dall'azienda italiana Takis è arrivata dal Ministero della Salute. In aprile è atteso il test di un altro vaccino italiano, messo a punto dall'azienda italiana Reitera, mentre la CureVac, attiva fra Germania e Stati Uniti, si prepara ad avviare in giugno i test preclinici. I test sugli animali sono fondamentali per portare il vaccino all'uso umano e quello della Takis è il primo progetto ad accedere a questa fase della sperimentazione in Europa, ha osservato l'amministratore delegato dell'azienda Luigi Aurisicchio. L'avvio dei test è previsto in settimana e, se i risultati saranno soddisfacenti, il vaccino potrebbe già essere testato sull'uomo nel prossimo autunno. E dunque vaccino in arrivo, anche se in tempi non brevissimi per quanto riguarda i test sull'uomo, sperimentazione dei farmaci che va avanti è stata approvata dall'AIFA e c'è cauto ottimismo per i risultati riscontrati per esempio a Napoli, dove è partita la sperimentazione sui primi pazienti affetti da Covid-19 con un farmaco che viene utilizzato per l'artrite reumatoide ma anche in oncologia. E ieri su questo tema si è registrata una polemica tra il direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli, e il dottor Paolo Ascierto del Pascale di Napoli. Galli ha contestato ad Ascierto di non riconoscere che questo farmaco è stato utilizzato prima dai cinesi. La replica di Ascierto è stata: ci deve dare atto che il protocollo è stato utilizzato a Napoli, studiato all'Istituto Tumori di Napoli. Noi siamo in grado, noi di Udinese TV, di dimostrare, riprendendo un passaggio dell'intervista realizzata con Ascierto lunedì sera per gli speciali del TG, che l'oncologo napoletano riconosce e ha riconosciuto il ruolo dei medici cinesi sul fronte di questa sperimentazione. Vediamo. L'ordine per noi in questo momento è cauto ottimismo, come io dico. Tenga presente che nel momento in cui abbiamo avuto l'idea, il grilletto è stato la nostra connessione con gli amici cinesi. Perché? Perché ci avevano detto che avevano utilizzato il tocilizumab in 21 pazienti e in 20 di questi 21 hanno avuto un miglioramento nelle 24-48 ore. Quindi di lì, con questo risultato importante in un momento di emergenza, il giorno dopo, che era sabato scorso, sabato 7, eravamo al Cutugno con una task force in modo da selezionare già i primi due pazienti. C'è cauto ottimismo perché ci sono dei segnali. Tenga presente che la sperimentazione vera e propria, quella dell'AIFA, non è ancora partita, partirà nei prossimi giorni, quindi è imminente. E la sperimentazione è importante perché in questo momento ci stiamo facendo delle esperienze, però noi abbiamo bisogno di sapere qual è il momento migliore per trattare questi pazienti, quali sono i pazienti che possono avere un beneficio maggiore. Quello che le posso dire dei nostri pazienti trattati, dei 10 pazienti, 7 intubati, 3 hanno avuto un miglioramento importante e credo che nelle prossime ore e giorni verranno addirittura estubati. 3 sono stazionari e uno purtroppo è morto dopo poche ore perché ha avuto un peggioramento del distress respiratorio. Ma il dato più importante e più interessante è che
lì dove il paziente viene trattato prima, quindi non intubato, non in terapia intensiva, i risultati sono anche migliori. Per esempio, nei nostri tre pazienti trattati venerdì, pazienti di reparto con grave insufficienza respiratoria ma non intubati, dei tre trattati, due hanno avuto il miglioramento, di cui uno, quello più importante, addirittura non ha avuto più la necessità di avere l'ossigeno a permanenza. Un altro è stazionario, in questo abbiamo ripetuto il trattamento. I segnali che ci vengono dall'Italia vanno in questa direzione. Molti pazienti di subintensiva si riprendono nelle 24-48 ore. Per il paziente intubato, un po' risultanti come i nostri, più o meno un 50% ha un miglioramento, perché lì dove il farmaco probabilmente viene utilizzato dopo molti giorni che il paziente è intubato, probabilmente si è già instaurato un danno a livello polmonare, per cui il farmaco potrebbe non agire. E allora, come avete potuto sentire, ha dichiarato ai nostri microfoni di aver avuto contatti con i colleghi cinesi che avevano iniziato a sperimentare questo farmaco sui pazienti affetti da Covid-19 nel loro paese, dove si è sviluppata l'epidemia. Sono in prima linea, pronti a rispondere ai dubbi dei cittadini, ma a gestire anche situazioni complicate che si presentano quotidianamente. Sono i sindaci dei nostri comuni che, nonostante tutto, mantengono l'ottimismo e danno delle preziose indicazioni ai cittadini. Vi proponiamo oggi il video dei sindaci di Gorizia, Resia e Marano Lagurare. Buongiorno a tutti, 60 secondi da Gorizia per rincuorarci tutti insieme, perché insieme sicuramente ce la faremo. A Gorizia l'allarme virus viene acuito dal suo essere città di frontiera, di confine, mezzo in Italia, mezza in Slovenia. Per diversi giorni siamo stati letteralmente bloccati da una protesta di tir alla frontiera a causa della chiusura del confine. A Gorizia abbiamo per due volte informato tutti i cittadini attraverso un volantinaggio, abbiamo attivato un numero verde per aiutare le famiglie che hanno bisogno della spesa a casa, ma anche di pasti caldi. Personalmente, come tanti, rispondiamo al telefono a centinaia di persone o attraverso WhatsApp o altri social media. Lo scorso anno abbiamo festeggiato 15 anni della caduta del muro di Gorizia. Oggi vediamo il riergere di questi muri ai valichi tra Italia e Slovenia, eccetto uno, proprio mentre Nova Gorizia e Gorizia candidano ad essere capitale della cultura del 2025. Ma alla fine ce la faremo, saremo più forti ed uniti di prima. Non ci stanno chiedendo molto, ci stanno chiedendo di rimanere in trincea, seduti su un divano in questi giorni. Mentre ai nostri nonni è stato chiesto, durante la Prima Guerra Mondiale, di scendere in trincea, al fronte, in prima linea. Ricordiamoci la nostra storia. Arriviamo da un secolo dove abbiamo superato una Prima Guerra Mondiale, una Seconda Guerra Mondiale, anche un terremoto, ma l'abbiamo fatto sempre tutti insieme come comunità. Ritorniamo ad avere questa responsabilità collettiva. Pensiamo a noi stessi, ai nostri cari, alle famiglie che abitano vicino a noi e alle famiglie delle comunità che vivono vicino ai nostri comuni, rimanendo a casa. Solo in questo modo potremo aiutare e aiutarci a evitare che questo virus si diffonda. Mettiamoci in testa che abbiamo appena cominciato la nostra guerra. È per questo che ancora una volta rivolgo il mio appello a tutti voi, cari maranesi, a rispettare alla lettera le disposizioni e rimanere in casa, uscendo solo e soltanto per le necessità inderogabili, ed evitare quindi in modo categorico qualsiasi tipo di assembramento e di contatto sociale. Il contagio, è arrivato, come era prevedibile, anche qui da noi. Ma con le buone abitudini che abbiamo tutti imparato, aiutiamoci l'un l'altro per non farlo allargare a macchia d'olio all'interno del territorio del nostro comune. Il virus, ancora prima che la possibilità di essere sanzionati e denunciati durante un controllo, deve essere il nostro nemico numero uno. Un nemico che dobbiamo combattere tutti insieme. E combatte anche il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, un aggiornamento video da parte del primo cittadino di Monfalcone pubblicato poco fa sulla pagina Facebook. Andiamo a sentire Cisint. Oggi mi sembra molto importante alcune cose che sono essenziali per non stare male. E sono in azienda sanitaria, sono al San Polo con il dottor De Buono e la dottoressa Magrin, a cui dopo passerò la parola per informazioni molto importanti, a cui tutti dobbiamo attenerci.
Prima di tutto però voglio dirvi che rimangono tre le persone che sono state contagiate residenti a Monfalcone e come sappiamo una è deceduta ieri. L'assessore Asquini è il nuovo contagiato e attualmente è a casa e si sta curando. Diciamo che gli altri ricoverati stanno migliorando tutti, sia il comandante Bagatto, sia l'assessore Garitani e anche i due dipendenti del comune con i quali sono sempre in contatto. Vi raccomando però di rimanere a casa, c'è troppa gente in giro, la situazione non è assolutamente semplice e riusciamo a risolvere questo dramma soltanto se tutti cerchiamo di rispettare questa regola, perché il contagio purtroppo è frequente anche tra persone che credono di stare bene e di essere negative. Per cui mi raccomando, dovete rimanere a casa. Ieri abbiamo fatto una pulizia importante anche degli arredi urbani, oltre che delle strade, perché come sapete anche le cose che tocchiamo possono essere già infette, quindi non bisogna mettersi le mani su naso, bocca e occhi. Non ci sono grandi novità oltre a queste, ribadisco che non dovete nemmeno uscire per pagare nessun tipo di di tributo o altro a Monfalcone, perché abbiamo posticipato tutto al 30 maggio, quindi non è necessario uscire al bancomat e fare le file, non è necessario andare in posta dove ho segnalazioni di grandi file. Questo è fondamentale, la posta è un altro luogo dove se state vicini, se stiamo vicini ci sono assembramenti e anche le persone che vi lavorano devono essere tutelate. Mi raccomando, adesso vorrei che il dottor De Buono e la dottoressa Magrin vi dessero delle indicazioni. Perché... Ok, torniamo in studio, le raccomandazioni dei due medici del San Polo di Monfalcone ve le trasmetteremo nella prossima edizione del TG alle 12. Adesso ci spostiamo in Veneto, dove il governatore Luca Zaia insiste sulla necessità di effettuare più test possibili per individuare i positivi asintomatici. Zaia annuncia almeno 13.000 test al giorno che scatteranno nei prossimi giorni. Sentiamo. Abbiamo messo in rete tutte le microbiologie della sanità del Veneto per poter realizzare 13.000 tamponi al giorno, ovviamente partendo dal nostro personale della sanità. Dall'altro a questa attività si aggiunge il professor Crisanti con il suo studio scientifico, quindi Università di Padova, con altri tamponi che saranno più casuali e ovviamente con cerchi concentrici rispetto ad eventuali individui positivi. Il tutto per isolare ovviamente i positivi asintomatici. Questo ci permette di evitare che un positivo asintomatico contamini 10 persone. Allora, questa è la teoria di Zaia, dunque si partirà con questi test a tappeto. Mentre continuano i controlli della Guardia di Finanza per evitare le frodi in commercio in un momento in cui tutti sono a caccia di mascherine e prodotti disinfettanti, in un magazzino del Monfalconese sono stati sequestrati centinaia di flaconi di un prodotto definito igienizzante ma privo della certificazione. Sentiamo il servizio di Angela Acaino. Un nome evocativo, Virus Stop, e un logo molto simile a quello di un disinfettante ricercatissimo in questo momento, ma di fatto privo della certificazione di qualità di presidio medico-chirurgico e quindi non registrato presso il Ministero della Salute. In un magazzino del Monfalconese, la Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato centinaia di flaconi di questo prodotto, venduto online e proposto anche attraverso una chat privata riconducibile ad un soggetto residente in provincia di Gorizia. A commercializzarlo una società di Barletta al prezzo di 14 euro per 100 millilitri di prodotto, prezzo notevolmente superiore a quello medio di mercato per prodotti simili. L'attività congiunta dei finanzieri friulani e pugliesi, coordinata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Gorizia, Ilaria Iozzi, ha consentito di giungere al sequestro di oltre 1.600 flaconi per un valore di circa 20.000 euro e accertare la vendita, attraverso internet, di 40.000 flaconi per una frode complessiva che raggiunge il 500.000 di euro. In queste settimane le Fiamme Gialle hanno ispezionato 15 esercizi della provincia di Gorizia per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità connessa alla vendita di merci e beni di prima necessità. Si va dalle manovre speculative sul prezzo alla concorrenza sleale, alla vendita di prodotti non idonei all'uso dichiarato, fatta eccezione per il caso che vi abbiamo fin qui raccontato, negli altri 14 tutto è risultato regolare.
E adesso parliamo del premio Lucchetta e Giovanna Botteri, corrispondente della RAI da Pechino, la presidente di giuria del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta 2020, già premio speciale Lucchetta 2015, e in queste settimane presenza quotidiana nelle case italiane con l'intenso e drammatico racconto dalla Cina sul fronte del coronavirus. Giovanna Botteri è stata per 12 anni corrispondente RAI dall'ufficio di New York. Come inviata speciale ha seguito alcuni dei più rilevanti avvenimenti del nostro tempo, dal crollo dell'Unione Sovietica all'inizio dei bombardamenti su Baghdad nel 2003. Il premio Lucchetta 2020, prosegue, annuncia Giovanna Botteri in un video inviato ai promotori, la giuria continuerà in questi giorni ad esaminare online da remoto i reportage pervenuti per questa 17ª edizione. In questo modo, lavorando da casa, possiamo realmente contribuire a salvare vite umane e a prevenire tanta sofferenza. E in questo modo, come presidente di giuria, potrò sentirmi anch'io da Pechino più vicina a tutti voi a Trieste. Per la prima volta, dunque, la giuria del premio non si ritroverà insieme in seduta plenaria per la consueta definizione delle terne finaliste. La decisione, presa in ottemperanza alle misure di contenimento del Covid-19, introduce quest'anno una inedita modalità di smart working con i giurati coinvolti nelle fasi di selezione a diverse latitudini in Italia e all'estero. E adesso apriamo la pagina sportiva. Ieri importanti decisioni sono arrivate dalla UEFA e quindi di conseguenza si può iniziare a fare qualche ipotesi più concreta relativamente alla conclusione delle stagioni sportive dei campionati professionistici, in particolare della Serie A, della Serie B, della Serie A italiana e delle coppe europee. Lorenzo Paussa è collegato con noi. Buongiorno Lorenzo, il punto della situazione con te su quello che è stato deciso ieri dalla UEFA. Sì, buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Proprio così, il rinvio al 2021 dei campionati europei disposto ieri nel corso del vertice UEFA pone ora l'accento su quelli che possono essere i possibili scenari legati alla prosecuzione dei campionati nazionali e delle coppe, con l'obiettivo di cercare di giocare tutte le partite mancanti per ridurre al minimo le ricadute economiche. È chiaro che tutto questo rimane legato all'evoluzione dell'emergenza coronavirus, che lascia quindi ancora ampi spiragli di incertezza. Per questo motivo è stato individuato innanzitutto un ampio range entro il quale i campionati dovrebbero riprendere, ovvero dall'ipotesi più ottimistica del 14 aprile a quella più pessimistica del 13 giugno. Per quanto riguarda l'Italia, la Serie A, è ovvio che la situazione è ancora particolarmente critica per quanto riguarda la diffusione dei contagi. Soltanto ieri trovati positivi anche Matuidi della Juventus e Zaccagni del Hellas Verona. Fatto sta che in Serie A si ipotizza una ripresa del campionato tra il 2 e il 16 maggio, questo per poter consentire appunto la disputa delle giornate mancanti, che sono quelle tra la 27esima e la 38esima, più alcuni recuperi della 25esima. Sarebbero queste quindi le tre date in cui si andrebbero a sfruttare poi tutti i weekend successivi con quattro turni infrasettimanali. Soltanto la data del 2 maggio però renderebbe possibile la chiusura del campionato entro il 30 giugno, quindi non andare a sforare nel mese di luglio, che andrebbe quindi ad accavallarsi con la prossima stagione. In queste due eventualità, quindi si dovrebbe andare a chiedere all'UEFA una deroga per prorogare i contratti in essere. La UEFA stessa dice che sarebbe meglio evitare e cercare quindi di chiudere tutto entro il 30 giugno. Per quanto riguarda la Coppa Italia, restano valide le ipotesi di giocare i due ritorni delle semifinali il 20 e il 21 maggio, con la finale il 18 giugno, 7 invece le date individuate per la ripartenza della Champions League, che dovrà tornare in campo entro il 28 aprile per consentire di giocare con la formula attuale delle andate e ritorni, con la sola finalissima in gara secca. Stesso discorso per l'Europa League, che però ha bisogno di alcune date in più per giocare le gare di ritorno degli ottavi di finale, più anche le due gare di andate che coinvolgono la Roma e l'Inter.
l'Inter slitteranno tutte le competizioni che erano in programma nel mese di giugno 2021, che sono il Mondiale per Club, le Final Four della Nations League e le prime due gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Argomento spinoso poi in questo grande calderone sono anche, come detto, le ricadute economiche che andranno a pesare particolarmente sui club, che infatti hanno già chiesto ai calciatori stessi un contributo, ed è stata poi istituita, sempre in occasione dell'assemblea UEFA di ieri, un'apposita commissione per andare a cercare quelle che potranno essere le soluzioni migliori. Nel frattempo l'Assocalciatori continua a spingere per la sospensione degli allenamenti fino al 3 di aprile, proseguono i periodi di quarantena delle varie squadre, tra cui anche l'Udinese, e allora andiamo adesso ad ascoltare le parole di Juan Musso, che come altri calciatori bianconeri si è aggregato, ha accettato, diciamo, la proposta di interagire con i tifosi rispondendo alle loro domande, alle loro curiosità. Ascoltiamo allora Juan Musso e poi linea allo studio. Come stai vivendo questo momento? Con calma, a casa, guardando la TV, i film, giocando con il cane. Niente, tranquillo a casa, passando il tempo e tenendoci anche in forma. Come ti stai tenendo in forma in questo periodo? Stiamo facendo gli esercizi che ci mandano dalla società, tutti i prof che ci mandano ogni giorno i video, e mi accompagna anche la mia fidanzata. Cosa ti piace fare in questi giorni a casa nel tempo libero? Mi piace guardare la TV, guardare i film, faccio anche correre il cane qua dentro, così si stanca anche lui. E niente, cucinare e aiutare un po' nelle cose della casa. Come vi tenete in contatto con i compagni? Abbiamo un gruppo di WhatsApp su cui parliamo e niente, ci sentiamo lì e anche mandiamo qualche video e ci divertiamo un po'. Che messaggio vuoi mandare ai tifosi? Calma, questo momento che passerà e torneremo alla normalità, a giocare nel nostro campo e a dare tutto come lo abbiamo fatto sempre e faremo di solito. È tutto per questa edizione, ci vediamo tra meno di mezz'ora alle 12 ancora in diretta con il TG News 24.